La prima vera azione della partita capita subito al Terracina. Questo lancio di Raponi con il contagiri arpionato molto bene da Daniello, che mette dentro un bellissimo gol da parte di Daniello, che scarica con il destro e sorprende Ciarla sul secondo palo. Il portiere Pontino non ha potuto far altro che guardare il pallone infilarsi alle sue spalle. Poi c'è la reazione rabbiosa da parte del Latina con Terenzi, che comincia la sua personale disputa con il portiere avversario Iacovacci. Poi c'è D'Angelo che pareggia Conti, un siluro quello calciato da D'Angelo, fondamentale per portare subito la situazione in parità e dunque dare a Latina una situazione di serenità psicologica. Poi c'è Terenzi che conclude con la complicità da parte di Raponi, che devia suo malgrado questo pallone ed è una sventura per la sua squadra, perché il Terracina subisce il doppio svantaggio da parte della formazione pontina, che dunque a questo punto conduce per 2-1. Poi c'è questo contropiede, guardate che parata da parte di Iacovacci, che grazie anche al palo nega la gioia del gol alla Century. Contropiede a questo punto però della Terracina con Raponi, che ha questa chance, ma Ciarla incredibilmente lo ipnotizza e riesce a sventare una minaccia davvero molto pericolosa. Ancora Raponi che fugge, che è una meraviglia, sulla fascia destra ara il campo, e questa volta però la sua conclusione termina di poco fuori. Momento favorevole a Terracina, che ci prova ancora su punizione con Campoli. Il Latina sembra un pochettino in imbarazzo in questa fase della partita, non molto attivo in fase offensiva. Poi però ci pensa Merangoli con questa sortita che trova però ancora Iacovacci sulla sua strada. C'è invece il Terracina che è molto attivo, c'è questo gol, guardate, da stropicciarsi gli occhi, davvero un capolavoro questo di Giovanni Vestoso, una rete che è davvero difficile guardare in questo tipo di palcoscenico, ma in verità è un replay che davvero rende giustizia a un gol che è un cioccolatino. C'è invece poi il Latina che cerca a questo punto di forzare i tempi, perché il pareggio ovviamente le sta stretto, deve assolutamente vincere per continuare l'inseguimento alle prime in classifica la formazione pontina, ma trova sulla sua strada un Terracina che è davvero disposta a vendere cara la pelle. Sta giocando un primo tempo davvero molto consistente, molto robusto. Ciarla è costretto però a uscire dal campo, sanguina completamente dal naso il numero uno della formazione di casa ed è costretto dunque a lasciare il posto al suo collega Criscuoli. Nella ripresa però la musica cambia completamente, il Latina aumenta il regime di giri e inizia un forcing davvero asfissiante con una serie di conclusioni. Iacovacci è costretto davvero a fare gli straordinari per tutto il secondo tempo. Guardate questi due tiri che poi vengono replicati con questa conclusione da parte di Pasten a due metri da Iacovacci, che riesce però ancora una volta a neutralizzare il capitano della formazione della Sentosi. Contropiede che poteva costare molto caro alla formazione di casa con Campoli, che però non trova la porta. Sarà forse questa l'ultima azione da parte del Terracina, che da questo momento in avanti vivrà davvero una situazione di ambascia, di affanno difensivo, con il Latina che preme sempre di più. E poi Terenzi, guardate che conclusione davvero gladiatoria questa da parte di Terenzi. Angeletti, il mister del Latina, sembra davvero avere un asso nella manica, un genio nella lampada, che sfrega nel momento in cui il Latina si trova in una situazione di difficoltà. Poi c'è il 4-2 da parte di Angeletti. Il Terracina sembra davvero travolto in questa seconda parte della partita. È davvero un cambio repentino del match con la formazione ospite, che era stata pienamente in partita, ha avuto anche delle chance per passare in vantaggio, e adesso invece subisce come un pugile suonato il forcing offensivo condotto dalla formazione di casa, che conduce questo contropiede con Di Pastena servito da Terenzi. Parata però da ancora una volta da Iacovacci, bravissimo, nonostante le quattro reti finora subite ne ha evitate davvero moltissime il portiere ospite. Poi c'è Terenzi che ancora una volta conclude prima sulla traversa e poi ribadisce in rete. 5-2 per la formazione di casa, che riesce a questo punto a mettere al sicuro una partita che nel primo tempo era tutt'altro che scontata. E poi c'è ancora una volta Terenzi che mette dentro il gol del 6-2, un gol che sembra davvero molto facile per lui, ma non è affatto facile per qualunque altro tipo di giocatore. C'è questo contropiede però nell'ultima azione della partita con Campoli, che mette a segno il gol del 6-3. Sarà questo il risultato finale di questo match, con il Latina che a questo punto sale in classifica di altri 3 punti, continua il suo inseguimento alle prime in classifica, rimane a 9 punti di svantaggio. Il Terracina invece rimane a 4 punti in classifica.